Eccoci al mare in una giornata di pieno sole e piena di riflessi. Vediamo come sfruttare la Osmo Action al meglio per fare riprese utilizzando i filtri della Freewell. In particolare vedremo come ottenere l'effetto motion blur, ovvero la sfocatura di movimento che rende le immagini più cinematografiche, evitando l'effetto di ipernitidezza tipico quando nelle giornate di luce si lasciano le impostazioni automatiche. Quindi, per ottenere questo effetto sfocatura di movimento, bisogna seguire una semplice regoletta che consiste nel raddoppiare il denominatore dello shutter rispetto agli FPS. Così, se stiamo registrando a 25 fps, bisogna portare lo shutter speed a un cinquantesimo, a un sessantesimo se stiamo registrando a 30 fps, a un centoventesimo a 60 fps e così via. Benissimo, sfruttando la DJI Mimo mettiamo subito in pratica. Abbiamo 4K a 30 fps, quindi siamo con lo shutter 1 fratto 2000. Proviamo a portarlo a uno sessantesimo ed ecco cosa succede. Praticamente è immagine chiarissima. Abbiamo anche l'esposimetro EV che ci segnala appunto che siamo a più 2.3, siamo sovraesposti ma non c'è bisogno, cioè si vede benissimo, quindi non va bene così, non riusciamo a rispettare la regola del motion blur. Quindi come possiamo fare? È proprio in casi come questi che ci possono venire in aiuto i filtri Neutral Density, i filtri ND, in questo caso della Freewell, che sostanzialmente hanno la funzione di diminuire la luce che colpisce il sensore. Prima però proviamo il filtro CPL, la lente originale si svita, la prima volta bisogna utilizzare delle pinze o un attrezzo simile. Attenzione a non rovinare la ghiera, quindi utilizzate la carta se utilizzate le pinze per svitare la prima volta la lente originale. I filtri si inseriscono semplicemente avvitandoli al posto della lente originale. Questo è il filtro CPL, ha una ghiera che permette di variare l'orientamento e quindi gli effetti del filtro sull'immagine. Questa è l'immagine con la lente originale. Adesso proviamo ad applicare il filtro CPL, le impostazioni sono in automatico ovviamente. Quindi questo è quello che risulta con il CPL e così, e muovendo la ghiera, come dicevo prima, si possono variare gli effetti. Ora proviamo ad ottenere il motion blur applicando i filtri per diminuire la luce sul sensore. Stiamo utilizzando il budget kit della Freewell, contiene 6 lenti, tra cui una è una CPL, le altre sono ND4, ND8, ND16, ND32PL, ND64PL. Gli ND PL sono un misto tra filtro ND e filtro PL, quindi hanno la ghiera orientabile come il filtro CPL. All'interno della scatola c'è anche una comoda guida che indica i vari filtri, quanto agiscono sugli stop e quando si devono utilizzare, e quindi ci sono tutte le indicazioni. Nel nostro caso però ci aiuterà anche l'esposimetro di Osmo Action, ci indicherà più o meno di quanto siamo sovraesposti quando andiamo a settare manualmente lo shutter speed, ci dirà di quanto siamo sovraesposti e quindi possiamo già avvicinarci al filtro ND ideale. Bene, torniamo alla lente originale mettendo lo shutter speed a un sessantesimo. Come si può notare siamo a più 2 e qualcosa di esposizione. Adesso mettiamo un filtro ND4. Con l'ND4 siamo scesi a più 2, però ovviamente ancora l'immagine è ancora sovraesposta, quindi non è sufficiente l'ND4. Questa è l'app DJI Mimo, ma le stesse cose si possono fare direttamente sul display di Osmo Action, così come l'indicazione dell'esposimetro. Questo invece è un filtro ND8. Immagine migliore, però siamo ancora sovraesposti di 1.3.
Mettiamo allora un ND16. Vediamo, situazione molto migliorata, siamo sovraesposti di 0,7. E allora adesso inseriamo l'ND32PL. Ottimo, siamo praticamente sullo 0, dovrebbe essere il filtro giusto, sì, più 0,3, comunque è il filtro giusto, considerando che c'è anche la ghiera girevole per modificare il lato PL del filtro, e quindi dovremmo esserci. Facciamo la prova del 9, inseriamo l'ND64, ma sicuramente 64 sarà troppo. Ecco l'ND64PL, si vede già che l'immagine è troppo scura, è sottoesposta l'immagine, e quindi bisogna tornare all'ND32PL, perché questo non va bene. Ok, questo è il risultato col filtro ND32PL con lo shutter 1/60. Muovendo, ruotando la ghiera si può variare la componente PL dell'immagine, come ho detto prima. E questo ha un veloce paragone con Osmo Action originale, con la lente originale. Quindi ND32PL dovrebbe dare l'effetto motion blur, mentre l'originale no. Benissimo, abbiamo concluso la prova del budget kit della FreeWell con i filtri ND e CPL per Osmo Action, e costa un po' meno rispetto a quello standard perché mancano due lenti. Tuttavia, con questo kit si possono affrontare la maggioranza delle situazioni di luce per Osmo Action e per ottenere l'effetto motion blur. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio il link in descrizione, sono venduti anche su Amazon Italia, e ringraziamo la FreeWell per averci dato questo campione di filtri. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima con Quadricottero News. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!